Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da Coop. Sono appena rientrata, ho ancora le borse qua vicino e quindi ho pensato, intanto che metto a posto i prodotti, facciamo un velocissimo svuota la spesa, o almeno velocissimo nelle mie intenzioni, poi non so quanto verrà lungo. Comunque, parto da un prodotto che devo subito andare a mettere in frigo perché si tratta delle patate surgelate a fette biologiche della Viviverde Coop. Non avevo ancora provato questo formato, sono credo tagliate a fettine sottili e rotonde, le avvicino così magari riuscite a vederlo meglio. E mi incuriosiscono, non so se mi piaceranno, se saranno troppo sottili, non ho idea di cosa aspettarmi, però volevo provarle. Poi ho preso una confezione di salmone confezionato sottovuoto, però si tratta comunque di un filetto di salmone fresco. Poi ho preso la gallina confezionata così, ne ho preso due confezioni, così una la andrò a congelare, una la cucinerò probabilmente già oggi a pranzo. Ho intenzione di farla bollita perché mi piace tantissimo. Questa è della marca Fattore Natura. Poi ho preso una confezione di hamburger di bovino gusto grill. Questa è della marca Coop e praticamente molto più saporita rispetto a quella classica. Devo dire che a me quella classica non piace tantissimo, diciamo che non mi fa impazzire. Invece questa gusto grill mi è piaciuta tantissimo, è decisamente migliore, quindi ho deciso di ricomprarla. Poi ho preso due svizzere di tacchino della marca Aia, queste le ho già prese tantissime volte, sono anni che consumo questo prodotto e mi piacciono. Poi ho preso una confezione di spezzatino, che è una cosa che di solito io non cucino quasi mai, mi andava di fare una cosa diversa e quindi ho comprato anche questo. Poi terminiamo con la carne, ho preso delle fettine classiche da fare alla griglia, non le apro perché queste le ho prese dal banco macelleria, quindi me le ha confezionate in questo modo, ma sono proprio le classiche fettine di carne da mettere sulla piastra. Poi una confezione di sugo alle vongole Coop, questa è una cosa che io compro ogni tanto perché ogni tanto ci va di fare dei classici spaghetti alle vongole e sono sincera, io il sugo alle vongole non sono capace a farlo, quindi devo comprarmelo necessariamente già pronto. Poi una confezione di budino al cioccolato Valsoia, questo è proprio quello di soia classico. A me piace di più questo qui della Valsoia originale perché ho già provato i classici Dupe, però sinceramente non ne ho trovato uno che mi piacesse tanto quanto il Valsoia. Se qualcuno di voi conosce il Dupe vero però della Valsoia, fatemelo sapere nei commenti perché io ancora non l'ho trovato. Poi della maggiorana in foglie, questa io la tengo sempre in casa perché mi è veramente utile quando faccio una torta salata, un polpettone, insomma io di solito la vado ad utilizzare spesso perché tra tutte le erbe aromatiche questa sicuramente è quella che preferisco. Poi ho preso una confezione di pesto senza aglio della Novella. Io di solito il pesto lo faccio, compro il basilico e me lo faccio da sola. Però ci sono dei momenti in cui sinceramente il basilico che trovo non mi convince tantissimo perché non sempre ha delle belle foglioline verdi che mi ispirano, quindi quando sono un pochino più appassite non lo compro e preferisco allora prendere il pesto già fatto della Novella che comunque fra tutte le marche esistenti secondo me è la migliore perché fa il pesto che sia più somigliante possibile a quello fatto in casa. Poi ho preso una confezione di passato di verdure. Questo è della marca Dimmi di sì e anche queste sono quelle cose da tenere come emergenza perché anche il minestrone di solito lo faccio io, compro la verdura fresca e lo faccio. Però ci sono comunque dei momenti in cui non ho tutto questo tempo, comunque vogliamo una cosa più veloce, quindi queste cose sono sempre utili da avere. Poi una confezione di dado da brodo senza glutamato, questa marca qui è senza glutamato, è brodo di carne classico. Poi ho preso una confezione da 2 kg di mele rosse Gala, queste mi piacciono tantissimo, sono proprio delle mele che vanno benissimo come dimensione, come sapore, sono sicuramente quelle che noi preferiamo. Poi ultimamente ho scoperto della linea Solidal Coop questi cracker che hanno riso, farro e sesamo. Sono veramente buonissimi, almeno per quelli che sono i miei gusti, per quello che è il mio palato, devo dire che li trovo deliziosi. Li ho sempre visti sugli scaffali, però non li avevo mai comprati, non mi decidevo mai. Adesso invece mi sono decisa, sono già 2 o 3 volte che li compro e devo dire che mi piacciono molto, quindi sicuramente
sicuramente questi finiranno nel mio video scoperte food del periodo, perché è una cosa che ho scoperto da poco, anche se esiste da una vita. Poi ho preso due panini freschi, però come sapete ve li fanno mettere nel sacchetto di carta, quindi ve lo faccio vedere in questo modo, ma sono due. Io sono sincera, non conosco i nomi dei vari formati di pane, quindi tutte le volte che entro dal panificio o comunque entro in un luogo dove vendano pane, mi metto sempre ad indicare dicendo voglio due di quelli, tre di quelli, perché non so mai quale sia il nome. A parte la baguette, che è classica, e la rosetta, che è un altro classico, poi gli altri io sinceramente non mi ricordo mai come si chiamano. Magari me lo dicono, ma io poi me lo dimentico, quindi anche in questo caso io non so quale sia il nome di questo pane. E poi come ultimo prodotto ho preso questi grissini Casarecci ai 7 cereali. Li voglio assaggiare perché sinceramente io non li avevo mai presi. Ci sono passata davanti perché cercavo un'altra cosa, mi ci è caduto l'occhio e ho pensato che vabbè, ormai ero attratta, ormai le cose erano andate così, e quindi l'ho messo nel carrello. Comunque vi farò sapere poi in uno dei miei video scoperte food, magari inserisco anche quelli. Bene ragazzi, questa è tutta la mia spesa di oggi. Io vi invito a farmi sapere come sempre nei commenti se voi andate alla Coop oppure no. Io di solito vado alla Coop perché ce l'ho proprio sotto casa, quindi è veramente comodissima. Invece i discount, comunque i supermercati che magari hanno più offerte, che sono più convenienti dal punto di vista economico, sono anche molto più lontani da casa, quindi poi magari vado a fare una spesa dove posso risparmiare, ma devo consumare i soldi della benzina, quindi alla fine non è che convenga tanto, il gioco non vale la candela, e quindi ci vado quando capito da quelle parti, però apposta è difficile che io vada. Quindi insomma questa è la ragione per cui vado più spesso alla Coop piuttosto che altrove. Comunque basta con le chiacchiere, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, mettete un like e io vi mando un bacio enorme.